TAR del Lazio respinge la richiesta di sospensiva dell'iter per il progetto Editti Cultura Rafrasca. I comitati preparano ricorso al Consiglio di Stato in attesa della sentenza di merito. Tragedia a Sant'Agostino, Massimo Serpa, 75 anni, è morto in seguito ad un malore che lo ha colpito in spiaggia. Ci lascia un pilastro della pallanuoto conosciuto in città come il Conte. Una città che cresca intorno al suo porto, che diversifichi i traffici e rivolta al turismo, è la ricetta dell'ex sindaco Cozzolino, primo ospite di Bene Comune a TRC Mattina Live. Il progetto dell'inceneritore della A2A arriva in Regione, dove domani svolgerà la conferenza dei servizi. Sono fiducioso, afferma il consigliere regionale del 5 Stelle, Porrello. E ancora una buona serata. Il TAR del Lazio respinge la richiesta di sospensiva dell'iter per il progetto di itticoltura alla Frasca. Dal Tribunale Amministrativo Regionale si attende ora la sentenza che entri nel merito della questione. Intanto i comitati, insoddisfatti della risposta del TAR per la misura cautelare, preparano il ricorso al Consiglio di Stato. Sentiamo l'intervista alla portavoce delle associazioni, Ivana Puleo. Siamo al telefono con Ivana Puleo, è arrivata la risposta da parte del TAR che non vi convince per quanto riguarda la questione ovviamente dell'itticoltura. Perché è stata respinta la richiesta di sospensiva, giusto? Sì, è stata respinta appunto come dicevi, e a quanto pare dicono che non sussistono i presupposti dell'applicazione delle misure cautelari che avevamo richieste, perché a quanto pare loro non ravvisano un pericolo attuale per questo progetto. In realtà loro poi si esprimono in modo cautelativo a loro volta, perché dicono che si tratta di un provvedimento loro della cui esecuzione dovrebbe derivare la riduzione dell'inquinamento marino, cioè quindi anche loro si sono espressi, diciamo, in maniera definitiva, ma con una riserva, perché parlano di un condizionale. Quindi diciamo che per una risposta definitiva del TAR non ci si aspettava, ma penso neanche loro forse si aspettavano una, permettimi il termine, presa a pochezza del genere. In realtà il ricorso al TAR che abbiamo presentato come forum ambientalista trattava di 7 punti e loro invece si esprimono, ripeto, in modo dubitativo con questo dovrebbe soltanto su uno, soltanto quello pertinente all'inquinamento che questi 150 ettari di gabbia a mare causeranno, perché il fatto che l'inquinamento non è provato perché non sussiste, ma tramite delle indagini su altri impianti di allevamento ittico intensivo a mare già ci sono degli studi, quindi diciamo questa non è una risposta che ci soddisfa, ed è per questo che comunque nella pratica del ricorso al Presidente della Repubblica era già previsto che noi potessimo contrastare questa valutazione del TAR, e lo faremo. Farete ricorso al Consiglio di Stato? Sì, sì, assolutamente sì. Aspettiamo di vedere cosa risponderà anche il Comune di Civitavecchia in seguito a questa risposta del TAR, perché almeno cerchiamo di far squadra per quanto riguarda un'eventuale ulteriore lotta, permettimi il termine, che dovremmo fare per mantenere questa posizione. Però siete ancora in attesa, giusto, della sentenza che entra nel merito? Sì, 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 ancora siamo in attesa. Diciamo che questa piccola cosa, insomma, non è che non, dico, non ce l'aspettavamo, l'abbiamo messo in preventivo comunque, che ci sarebbe stata una risposta del genere. Come cittadini e come cittadini del territorio tutto, e soprattutto del nostro litorale, ci riuniremo e faremo, quindi, e poi ci saranno, insomma, aggiorneremo tutti in merito a queste manifestazioni che stiamo preparando. È stata un'altra domenica particolarmente difficile per i tantissimi civitavecchiesi che da anni prediligono vivere il mare a Sant'Agostino. Tantissime infatti le contravvenzioni elevate dalla polizia locale di Tarquinia ad automobilisti che avevano lasciato la loro autovettura in sosta in modo non corretto. Insomma, è trascorso un anno e la situazione non appare assolutamente migliorata. A questo punto non sarebbe male che tra i sindaci di Civitavecchia e Tarquinia, peraltro esponenti dello stesso partito, ovvero della Lega, si riuscisse a trovare in qualche modo una soluzione ad un problema che risulta fortemente penalizzante per i nostri concittadini.
Tragedia ieri mattina a Sant'Agostino, Massimo Serpa, 75 anni, notissimo negli ambienti sportivi cittadini ed in particolare in quello della pallanuoto, è morto in seguito ad un malore che lo ha colpito in spiaggia. Inutili tentativi di soccorrerlo da parte dei sanitari del 118 che hanno comunque provato a trasportarlo all'ospedale San Paolo. Sul posto anche l'eliambulanza che non ha potuto effettuare il trasferimento vista la gravità della situazione. I funerali si svolgeranno domani alle 11. In cattedrale. Tragedia ieri mattina a Sant'Agostino. Massimo Serpa, 75 anni, è morto in seguito ad un malore, probabilmente un attacco cardiaco, che lo ha colpito in spiaggia tra lo sgomento dei bagnanti mentre era in compagnia del figlio Francesco. Inutili tentativi di soccorrerlo da parte dei sanitari del 118 che hanno comunque provato a trasportarlo al San Paolo per cercare di salvargli la vita. Sul posto anche l'eliambulanza che non ha però potuto trasportare l'anziano vista la gravità della situazione, ormai ritenuta irrecuperabile. Massimo Serpa è stato uno storico pilastro del movimento locale, conosciuto in città come il Conte della Pallanuoto. Negli anni 60 Serpa aveva giocato con la SNC ed aveva fatto parte della squadra che conquistò la prima storica promozione in Serie A. Poi aveva appeso la calottina al chiodo per diventare allenatore, prima con la Tirrena che guidò egregiamente in Serie B a fine anni 70 e poi nel 1982 con la SNC che vinse la Serie B e venne promossa in A2. Una volta terminata la carriera agonistica era passato alla Master 75, prima di tutto come allenatore ma anche come giocatore. Una passione, quella per la pallanuoto, che superava i limiti legati all'età, tanto che appena sarebbero ripresi gli allenamenti, dopo la pausa forzata per il Covid-19, Massimo sarebbe voluto tornare in vasca con la sua squadra. Purtroppo non potrà, ma il ricordo del Conte rimarrà in eterno, come confermato dai tanti attestati di stima e dal cordoglio del mondo sportivo che sono arrivati dal momento della drammatica notizia. I funerali avranno luogo domani alle 11 in cattedrale. È puntuale come un orologio svizzero, al primo vero weekend estivo l'acqua è tornata a mancare ed è tornata a mancare nel luogo, potremmo dire, storico delle crisi idriche dell'estate Civitavecchiese, ovvero in quella fascia del centro città che parte dal serbatoio di Via Galilei e va a scendere fino a Viale della Vittoria, avendo come lati da una parte Campo dell'Oro e dall'altra Via Polo d'Oro. È stata una domenica difficile soprattutto nella zona Bencegatti-Uliveto e in quella di Via Buonarroti. Tanti gli utenti rimasti senza acqua ed il disservizio questa volta non ha colpito soltanto coloro che ricevono acqua direttamente, ma anche alcuni di quelli che sono in possesso di serbatoi di accumulo e dei vietati motorini. Inevitabile a questo punto ipotizzare che l'origine del disservizio che si protrae ormai da molte estati a questa parte sia quella della riduzione dei bacini idrici e della distanza di Civitavecchia rispetto a questi. La sostanza, soprattutto il sabato e la domenica, quando le utenze dei comuni del litorale a nord di Roma aumentano a livello esponenziale per la presenza dei residenti nella capitale che raggiungono le seconde case estive. L'acqua che arriva al serbatoio di Via Cea è notevolmente inferiore rispetto agli altri giorni della settimana. La sensazione quindi è che anche quest'anno, a meno di auspicabili inversioni di tendenza, la situazione sia destinata a rimanere la stessa delle estati precedenti. E problemi nella giornata di ieri sull'autostrada A12 nel tratto compreso fra Civitavecchia e Santa Marinella. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire chiudendo una delle due carreggiate all'altezza del chilometro 48 e 600 per la caduta di calcinacci da Poggio Bella Vista. Dalla società Autostrade comunque informano che si tratta di un giunto danneggiato che si trova sulla pavimentazione del cavalcavia in gestione al comune di Santa Marinella. I frammenti non sono caduti sull'autostrada, visto che il danno si trova all'altezza della scarpata esterna rispetto alla carreggiata. La società Autostrade ha comunque inviato i propri tecnici sul posto e quelli di una società di ingegneria specializzata in ponti e cavalcavia. I primi riscontri hanno evidenziato che il problema non è strutturale ma limitato alla parte esterna dell'attraversamento. Nonostante nelle domeniche estive il traffico risulti notevolmente superiore rispetto ai giorni feriali, la circolazione non ha comunque subito particolari rallentamenti.
E fate attenzione se magari all'uscita di un centro commerciale o di un supermercato trovate una ruota della vostra autovettura bucata. Guardatevi bene attorno e soprattutto non lasciate cellulare e portafogli incustodito all'interno del mezzo. Ieri all'esterno di un supermercato di Civitavecchia è andato in scena un nuovo episodio della serie, cioè un cliente è uscito, ha trovato una gomma della sua auto forata, poi si è scoperto che era stata squarciata e ha cercato inutilmente di ripararla con i kit che attualmente vengono dati in dotazione, lasciando incautamente portafogli e telefonino nel vano bagagli. Quando ha terminato l'operazione e si è rialzato, si è accorto che del cellulare e del portafogli non c'erano più tracce. A quanto pare non si tratta del primo episodio avvenuto negli ultimi giorni, a dimostrazione che in città è evidentemente presente una banda specializzata. In fondo si tratta di un sistema collaudato che ha mietuto centinaia di vittime in tutta Italia. Meglio quindi prestare la massima attenzione. Una città che cresca intorno al suo porto in grado di diversificare i traffici e rivolta al turismo. È la ricetta dell'ex sindaco Cozzolino, primo ospite di Bene Comune, che conclude la prima stagione di DRC Mattina Live prima della pausa estiva. Ascoltiamo. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo la Civitavecchia del futuro. Come la vorrebbe, come la immagina Antonio Cozzolino? Ma io la immagino una Civitavecchia che cresce intorno al proprio porto, che diversifica la sua offerta, che oltre al crocierismo riesce ad essere punto di riferimento per la logistica del centro Italia, che riesce finalmente a mettere in piedi quel cantiere nautico che con l'affidamento del porto storico, poteva avere un suo inizio, affidamento del porto storico che noi siamo riusciti a portare a termine come procedura in capo al comune, ma che adesso deve vedere l'autorità di sistema portuale protagonista. Una città che può anche quindi vivere, oltre che di porto, vivere di turismo, perché a noi ci portano 4 milioni di persone all'anno. Sono poche le città fortunate come la nostra che le persone ce le scaricano lì. Anche non volendo lo subiamo, diciamo. Ce ne abbiamo, quindi dobbiamo creare un minimo di offerta, non sta cosa gargantuesca, perché poi alla fine il termine paragone è impietoso, c'è Roma a 70 km, di che volevo parlare? Però qualcosa da dargli a queste persone che magari Roma l'hanno già vista, ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo forte. Il peggior errore che può fare una persona è supporre che il suo futuro non possa essere diverso dal presente che vive. È l'errore più grosso che può fare un essere umano. Non vedo perché lo dobbiamo fare come comunità. E quindi, Cozzolino, anche la questione carbon exit potrebbe andare diversamente. Le emissioni di una turbogas sono problematiche, probabilmente quanto lo sono, nella stessa misura in cui lo sono oggi quelle di VN. Perché comunque la combustione del carbone genera un particolato che i filtri a manica della centrale, se opportunamente manutenuti, trattengono al 90%. Quindi dal punto di vista ambientale potrebbe non cambiarci niente, anzi sicuramente non ci cambia niente. Dal punto di vista occupazionale la cosa è peggiore. Dal punto di vista dell'occupazione del territorio io non ci voglio manco pensare che sono state fatte due centrali che vengono separate da una torre romana. Cioè noi abbiamo un monumento che fa da spartitraffico tra due centrali. È una bestemmia soltanto a dirlo. Quindi Enel rimane... Pensare a rinnovabile è possibile quindi anche nella nostra... Allora, rinnovabili obiettivamente con le tecnologie di oggi tu non fai in giga 6. Non è possibile fare un giga 6 con le tecnologie di oggi. Io facevo sta chiacchierata al Mise qualche mese fa, in cui mi si faceva questo problema. Dicevo, Antonio, però sto giga 6 dove andiamo a prendere? Tutto, signori, a costo di sembrarvi cinico, ma ho i miei 40 anni di vissuto a Civitavecchia e ho una comunità, non nel mio giardino. Basta. Enel rimanga sul territorio e faccia quello che doveva sempre fare, ovvero la formazione, ovvero la produzione da rinnovabile, ovvero la produzione di componentistica. Io ho capito che è comodo andare in Sud America o andare in Polonia o andare in Cina, però al 30% sta azienda è un'azienda di Stato, ogni tanto a queste persone andrebbe ricordato. Cioè, fate quello che dovete fare per questa comunità, perché avete preso tanto, e non è che dare i soldi alla politica vuol dire aver dato in cambio di quello che avete preso.
Non lo è. La polizia locale va verso lo sciopero. L'annuncio arriva dal segretario provinciale della CISL Funzione Pubblica Giancarlo Cosentino, che si dichiara esterrefatto dal comportamento del comune di Civitavecchia, che nonostante le gravi problematiche dei suoi lavoratori della polizia locale non trova nemmeno il tempo di presentarsi in prefettura per trovare le necessarie soluzioni attraverso una mediazione. Per il sindacato è grave l'attuale carenza di personale, con sole 39 unità per un territorio esteso per 72 km quadrati con oltre 50.000 residenti e sede del secondo scalo portuale d'Europa per numero di passeggeri annui in transito. È oltremodo grave, denuncia la CISL Funzione Pubblica, la carenza di vestiario e la mancanza di adeguati dispositivi di protezione individuale, con vestiario logoro da anni all'inverosimile, capsule dello spray al peperoncino scadute nel 2017, mancanza di adeguato vestiario rifrangente necessario per la sicurezza degli agenti nelle situazioni di scarsa visibilità, ambienti di lavoro senza idonei locali spogliatoio ed addirittura promiscui, ancora la presenza di agenti senza la patente di servizio e sprovvisti di validi tesserini di riconoscimento. Non deve essere particolarmente piaciuto alla segretaria generale della CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo Stefania Pomante l'intervento del gruppo consigliare del PD, nel quale si lamentava il silenzio dell'amministrazione comunale, delle parti sociali e delle associazioni ambientaliste in merito al progetto Enel per la realizzazione di un impianto a quattro gruppi turbogas. Un silenzio evidenziatosi soprattutto nella mancanza di osservazioni al progetto fatte pervenire ai ministeri interessati. Pomante ribatte alle affermazioni dei consiglieri Demme dell'Aula Pucci, ricordando le prese di posizione della CGIL sulla questione, mettendo in evidenza in particolare quanto sostenuto più volte dalla FIOM e il sindacato dei metalmeccanici riguardo la necessità di andare alla produzione di energia pulita e di puntare sulla cantieristica per un nuovo modello di sviluppo nel settore. E rimaniamo in tema perché molte osservazioni ancora non sono pubblicate, poiché i tempi per la loro presentazione sono stati procrastinati a causa del Covid-19, che anche le nostre, attualmente in corso di redazione, saranno puntualmente presenti e contiamo di leggere anche quelle del PD. Lo scrive il Comitato Sole, replicando al gruppo consigliere Demme, che aveva lamentato la scarsa attenzione in sede locale rispetto al progetto per la centrale a turbogas a Torre Valdaliga Nord, rilevando che Regione, Comune, Forze Sociali ed Associazioni Ambientalistiche non hanno presentato le osservazioni previste dalla legge. Il Comitato Sole, precisando che attualmente riunisce in sé e sintetizza gran parte del movimento ambientalista cittadino, ricorda anche di aver presentato in questi mesi un progetto completamente alternativo, quello del Porto Bene Comune. E sebbene i consiglieri comunali del PD abbiano espresso alcune perplessità in merito al ruolo positivo svolto dai sindacati ed associazioni ambientaliste circa la riconversione della centrale Enel, al partito è ben chiaro quanto e come questo ruolo sia stato esercitato. Lo sostiene il segretario cittadino del PD Stefano Giannini, per il quale ad oggi alcune critiche non abbiamo ragione di essere, visto che il termine per la presentazione di osservazioni rispetto ai quattro gruppi a turbogas non è ancora scaduto. Per il segretario Demme ormai ho poi da accogliere l'invito lanciato dalla segretaria della CGIL Stefania Pomante rispetto all'apertura di un tavolo di discussione che abbia come tema il presente e soprattutto il futuro occupazionale, ambientale ed energetico. La macchina crea debiti del centrodestra è tornata drammaticamente in funzione. L'attacco di una lunga nota del gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle, che questa volta prende di mira il bilancio recentemente approvato da Palazzo del Pincio. I consiglieri pentastellati sostengono che è bastato un anno per vedere di nuovo tornare di moda alcune abitudini che in passato avevano già portato il bilancio comunale sull'orlo del dissesto. Dopo anni di grandi sacrifici, aggiungono, necessari per riportare i conti pubblici verso la strada della solidità,
siamo tornati alle solite. Il gruppo consigliare 5 Stelle si riferisce in particolare a quanto indicato alle cifre del bilancio, dove si legge che nell'anno in corso il debito del comune crescerà di 1 milione di euro, passando dai 37,1 del 2019 a 38,3 milioni. Sono fiducioso che possa essere una seduta decisiva, lo afferma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, David Porrello, riguardo la conferenza dei servizi che si terrà alla Regione Lazio domani per il progetto dell'inceneritore fra i comuni di Civitavecchia e Tarquinia, si è presentato dalla società A2A. Secondo Porrello, ci sono i presupposti per poter interrompere l'iter autorizzativo. Sentiamo. Che il 30... proprio in regione c'è la conferenza dei servizi per quanto riguarda l'inceneritore che la A2A vorrebbe mettere in piedi sul nostro territorio, non al confine in sostanza tra il comune di Civitavecchia e quello di Tarquinia. Ecco, Porrello, come arriviamo a questa conferenza dei servizi? Beh, ci arriviamo dopo che naturalmente il leader già è partito quando la A2A presentò il progetto nell'estate scorsa. E quindi, diciamo così, i fatti amministrativi soprattutto dicono che dopo la presentazione del progetto, dopo aver fatto le osservazioni da parte di regione, le controdeduzioni da parte del proponente, si arrivi poi comunque alla conferenza servizi. L'unica novità è che in mezzo a questo, diciamo, iter, che è un iter amministrativo, si inserisce una novità legislativa, che appunto quell'emendamento che abbiamo approvato, che ho presentato, che va invece poi a ridefinire un po' meglio che cosa è possibile fare e che cosa non è possibile fare in tema di impiantistica per il territorio sugli inceneritori e per quanto riguarda, diciamo così, l'ambito dei rifiuti. Noi come politica abbiamo voluto dare un segno, una strada più che un segno, una strada all'amministrazione nel dire che non si possono portare avanti i progetti fuori da quello che è il fabbisogno o la programmazione così come inserita nel piano rifiuti. Ora l'amministrazione che ha in mano l'iter deve attuare questa previsione di legge, che appunto non è un'indicazione, non è un monito che se lo vuoi lo puoi seguire o no, è una previsione di legge e come tale va rispettata. Può essere già decisiva? Sì, potrebbe essere già decisiva, ma se ci fosse un rinvio, un'altra seduta non mi stupirebbe, diciamo così. Io spero che già da questa prima seduta, le premesse ci sono tutte, c'è una direzione regionale che deve seguire una previsione di legge, ci sono già le osservazioni che la Regione Lazio fece nei confronti dell'impianto, che le controdeduzioni non hanno soddisfatto queste osservazioni fatte da Regione Lazio, quindi c'è anche, diciamo così, un'insoddisfazione da parte di Regione Lazio da parte di 2A nei confronti di Regione Lazio appunto dare delle motivazioni corrette a quelle osservazioni che vengono poste. Spero, e qua devo solo sperare, che anche gli altri enti coinvolti all'interno della conferenza dei servizi esprimano un diniego totale al progetto, quindi che già il 30 si presentino con un parere e che sia un parere negativo. Questo può far sì che già dalla prima seduta ci sia il respingimento del progetto. E passiamo allo sport. Pallavolo, cambio al timone dell'ASPE, l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, che vedeva fra i punti all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, ha deciso all'unanimità di nominare presidente Marina Pergolesi, che subentra Roberto Cosimi, il quale resterà comunque nel direttivo, del quale faranno parte anche Adriano Amoni, Giacomina Marano, Patrizio Stefanini, Pierluigi Risi e Giancarlo De Gennaro, che 2 anni fa aveva lasciato l'ASPE per dare vita alla Volley Academy. Marina Pergolesi era già uno dei volti più noti della dirigenza, visto che occupava il ruolo di vicepresidente ed è la prima donna a diventare numero uno della storica società locale di pallavolo. In una nota, l'ASPE sottolinea che l'investitura del nuovo direttivo è avvenuta grazie alla bontà del progetto proposto dal nuovo team, un progetto lungimirante che affonda le sue radici nel senso di appartenenza e guarda al futuro grazie ad una visione ben precisa e definita che permetterà di affrontare con
con il piglio giusto il prossimo quadriennio. Nella stessa nota, l'ASPE annuncia l'ingresso in qualità di socio di Roberto Serafini, imprenditore locale molto attivo nel campo della grande distribuzione. Il tecnico della Flavioni, Patrizio Pacifico, lancia un campanello d'allarme sulla prossima stagione a causa della gestione del post-Covid. Il vuoto normativo legato alle palestre scolastiche utilizzate da tantissime società potrebbe addirittura costringere le federazioni a non far iniziare la prossima stagione agonistica. Intanto la società gialloblu di Pallamano ha in calendario per il 9 luglio un incontro col Comune per parlare della questione palagrammatico, da chiarire dove e come ricostruire l'impianto. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, naturalmente vi ringrazio per la gentile attenzione, ma vi ricordo di rimanere collegati con i nostri canali social, precisamente Facebook e YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie e buona serata.